Ciao, Doc. Entra. Avanti. Siéntate. Siediti. Diamo un'occhiata. Allora, con chi eri affiliato ai tempi? Non credo di capire cosa... Non me mientas. Caporale, ho passato 20 anni a rattoppare bandas de motoristas y pandilleros a East Los Angeles. Conosco il genere. E questa? Non credo che c'entri una stufa. Va bene, tienila pulita e guarirà da sola. Cicatrice a parte. Voglio rivederti tra un paio di giorni per un controllo. D'accordo. È buffo. Con la città invasa e in fiamme, quartieri in guerra da decenni si sono uniti per lottare. Latinos, Gueros, Chinos, Bloods, Crips. Non importa. A volte serve una guerra per cancellare i rancori. Grazie, Doc. Negli ultimi giorni, decine di nuove reclute hanno infoltito i nostri ranghi. Vi diamo il benvenuto. Non ci importa del colore della vostra pelle. Non ci importa da dove veniate. Non ci importa se siete uomini o donne. Non ci importa se siete gay, lesbiche, bisessuali o transgender. Questi aspetti sono al di fuori del vostro controllo. Sono cose che Dio ha voluto e noi le accettiamo. Chi non siamo disposti ad accettare sono i bugiardi, i ladri, gli stupratori, gli assassini, i fornicatori, gli adulteri, gli spergiuri, i tossicodipendenti e i criminali di ogni specie. Che lo siano in questa vita o lo fossero in quella precedente. Il vostro comportamento, agli occhi degli uomini e di Dio, è vostra unica responsabilità. Qualsiasi soldato o ufficiale ritenuto colpevole di trasgressione, anche piccola, verrà condotto qui, su questo patibolo, e impiccato fino al sopraggiungere della morte. Una punizione che potrà anche apparirvi crudele, ma credetemi, i nostri castighi sono un atto di misericordia a confronto del giudizio divino che sta per abbattersi sul mondo all'esterno di queste mura. Nessuno di noi è perfetto. Noi non pretendiamo perfezione. Ciò che pretendiamo sono obbedienza, ordine e disciplina. Queste saranno le armi per vincere la guerra. Compagnia, potete andare. St. John, rispondi. Taylor, chiama St. John. Taylor, non ti sei fatto più sentire. Temevo ti fossi avvicinato troppo all'uomo che stavi seguendo. No, sono vicino. Sono proprio nel loro cortile. Ascolta, avrei bisogno di una mano. Sono in un piccolo accampamento a sud di Crater Lake, non distante dalla South Rim Drive. Taylor, stammi a sentire. Non ho idea di cosa tu stia combinando, ma sta... Oh, no, merda! No, no! No, no, lasciami! No! Entra! Taylor! Taylor! Oh, Cristo. Forza, ragazzo, non ci deludere. Dici dov'è il tuo campo e porterai a casa la pelle. Vaffanculo. Oh, ammazzatelo! Forse non ci sente bene. Vediamo di sturargli le orecchie. Non vi dico proprio un cazzo. No, 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 no! Ora ci senti meglio? Cazzo! Allora! Cazzo! Portatelo via da qui! Che ne dite? Lo portiamo al campo dei militari per avere qualche credito? Cristo.
Devo trovare un modo per entrare. Ora è mia. Una passeggiata. Non l'ho ucciso. L'ammazza, hai capito? Non scherzo! Getta l'arma! Mettilo giù! Ora! Ma come ti dico, sarà meglio per tutti! Forza! Oh, cazzo! Non l'ammazzo! Giuro che l'ammazzo! Finire così. Oh, cazzo! Come va, Taylor? Beh, ho visto giorni migliori, se devo essere onesto. Sì, chiaro. Gesù. Ok, ascolta, amico. Tieni questo premuto sulla testa, così. Ok. Ok, sì. Aspetta qui, contatterò il capitano Curi che manderà qualcuno a prenderti, ok? Ok, va bene, sì, sì. Deacon, mi senti? Deacon. Sono qui. Abbiamo molto di cui parlare. Signora? Questo è un canale privato. Dick. Ok. Voglio che tu sia... Sia rimasto. Beh, lo capisco. Non deve essere facile. Dove diavolo potrei andarmene? E anche se lo facessi, insomma, dovrei restituire questo splendido cappello e inizio ad affezionarmici, sul serio. Sì, ci scommetto. Ok, va bene, devo tornare al lavoro. Il lievito ha già riempito una decina di piastre di Petri. D'accordo, tienimi da parte qualche proteina virale. Mi è venuta fame. Non mancherò, tenente Whittaker, chiudo. Capitano Curi, sono il caporale St. John, rispondi. Qui Curi, sono con Whittaker, parlavamo dei tuoi progressi. Caporale, dicevo al capitano Curi che il tuo contributo è stato fondamentale. Beh, grazie, mi fa piacere, ma vi contatto per una questione urgente. Capitano, c'è un campo di predone vicino alla South Rim Drive. Predoni? Così vicini all'isola? No, ascoltate, ho già sistemato quei balordi, ma un uomo è rimasto ferito. Il soldato Taylor, quegli stronzi, mi ha mozzato un orecchio. Santo cielo, come sta? Il soldato Taylor? Che ci faceva? Lui
Beh, non è in pericolo di vita. Non ho idea del perché fosse lì. Chiederei di mandare Doc, cioè il capitano Jimenez e altri uomini per riportarlo al campo. Invio le coordinate. Vado a informarlo della situazione. Chiudo. Il posto sembra questo. Andiamo a cercare del silicato. Ok, ragazzi, come siete entrati? Tutto sbagliato. E ora con l'altro. Forse da qui. C'entro. Forza, entra! Un simpatico negozietto. Silicato, dovrebbe andare. Ok. Mai visto parcheggiare. Andiamo, puttano! Sì! Sì! Ok. Parcheggia dove vuoi, eh? Sara, dicevi, ho il silicato che mi hai chiesto. Caporale St. John, ti sento. Sono in riunione con il tenente Weaver. Caporale St. John, quando tornerai in missione per me? Non lo so. Weaver? Caporale, ti voglio qui a rapporto quando torni sull'isola. Chiudo. Cosa cazzo pensi di fare? Doc, ci sei? Caporale St. John, Doc Jimenez, rispondi. St. John, come va il braccio? Alla grande, la crema che mi hai passato fa veramente miracoli, fantastico. Questo lo stabilirò io. Comunque, ascolta. Ti chiamo solo per una domanda. Tu conosci bene il tenente Weaver? Il tenente Weaver? Sì, lo conosco. Come tutti gli altri ufficiali. Perché? Non lo so, è solo che esco spesso in missione per loro, per lui e il tenente Weaver. È come l'impressione che... Insomma, Weaver è un po' troppo insistente con lei. Sarà Whittaker sa badare a se stessa. Ascolta, St. John, il colonnello non ammette troppe confidenze tra ufficiali. Ti consiglio di starne fuori. Ok, Doc. E non preoccuparti del tenente Weaver. Non è un santo, ma ho visto di peggio. Passo e chiudo. Weaver, giuro su Dio che... Beh, non reggi la competizione? Via, sparisci! C'è qualche problema? Signora? Facevamo due chiacchiere, caporale. Tenente? Cos'è successo? Niente, è solo... Weaver crede che il fuoco e gli esplosivi siano la risposta a ogni problema.
Al diavolo. Sì, al diavolo, tieni. Grazie. Ti prego. Che c'è, dico? Non ringraziarmi. Tutte le volte che mi ringrazi, finisco in missione con un altro dei tuoi stupidi moduli di richiesta. I miei stupidi? È questo che pensi? Che il mio lavoro sia una perdita di tempo? No! Cosa intendevi allora? Sai, non capisco perché tu sia ancora qui. E va bene, lascia che te lo spieghi. Ho trascorso gli ultimi 2 anni a uccidere furiosi. Uno per uno. Eravamo così vicini che sentivo il tanfo della carne putrefatta tra i loro denti. Quindi se stai lavorando su qualcosa che li distrugga, ci metto la firma. Ma se non mi vuoi qui, puoi ordinarmi di andarmene, signora. Deacon, aspetta. Mi dispiace, ok? Senti, io ho bisogno. È solo... Grazie. Apprezzo il tuo aiuto. Thank you.